Il progetto è ambizioso, riportare la rievocazione della disfida di Barletta ai fasti di un decennio fa. Non una sfida impossibile, a giudizio dell'assessore al turismo del comune di Barletta, Giuseppe Gammarrota. È lui a tracciare la strada per fare della disfida un appuntamento di richiamo per i turisti, mettere insieme risorse pubbliche e private per organizzare e promuovere l'evento come questo merita nella sua storia. Io devo ringraziare particolarmente l'assessore Capone per i segnali che ci sta mandando forti e chiari. Una rievocazione della disfida che deve essere ripresa perché rappresenta bene, molto bene, la Puglia e non solo la Puglia, ma la Puglia in questo caso, e che può diventare ed è uno dei grandi eventi che la Regione Puglia può portare nelle sue manifestazioni fieristiche e può esportare in Italia e all'estero. La disfida di Barletta è davvero rappresenta quella che è la destagionalizzazione e l'internazionalizzazione, laddove i cavalieri provengono da comuni che vanno da nord a sud, e l'internazionalizzazione viene dal fatto che, per esempio, Ettore Fieramosca è sepolto in Spagna, quindi ci sono gli spagnoli, poi ci sono i francesi e ci sono poi tutti gli emigranti italiani, barlettani nel mondo che ancora oggi sono molto molto legati a questo evento e possono trasformarsi in ambasciatori rispetto a quello che è il nostro territorio. Che cosa manca più che cosa manca? Adesso ci sono questi bandi appunto per intercettare finanziamenti. Ci sono ottime possibilità perché Barletta possa essere premiata. Beh, le possibilità sono date dal tipo di bando. La Regione Puglia viene fuori con un bando molto molto interessante, un bando triennale che mette insieme 46 milioni di euro per i 3 anni, per cui mette a disposizione 12 milioni l'anno per eventi culturali. Noi parteciperemo sicuramente con il nostro progetto, con il nostro, rispondendo a questo bando, e faremo molta attenzione affinché il progetto possa essere e debba essere finanziato per i prossimi 3 anni. Io ci spero, sono ottimista e sono convinto che la disfida ha tutte le carte in regola per diventare e per superare questa prova. Progetto che trova, proprio in questi giorni di Borsa del Turismo a Milano, una sponda favorevole anche da parte della Regione, nelle parole dell'assessore al turismo, Loredana Capone. Ma che siano invece delle rievocazioni storiche una battaglia che effettivamente ha fatto il giro del mondo come conoscenza e che oggi può diventare uno strumento di attrazione turistica per questo territorio, tra l'altro bellissimo, che una volta invitati per la disfida i turisti possono trovare le bellezze, diciamo, di questi borghi e delle nostre città con i loro beni culturali. Noi stiamo mettendo in campo vari strumenti di promozione di questa attività, il bando per la cultura, per lo spettacolo, sono due bandi, stanno per uscire. Credo che la città di Barletta possa assolutamente presentarsi con una buona proposta insieme alle imprese del territorio e quindi accompagnare con l'investimento pubblico anche quello privato, perché sempre di più bisogna avere rispetto a questi eventi uno sguardo, diciamo, al mercato per far sì che l'investimento compiuto, talvolta anche importante dal punto di vista economico, generi poi un indotto e una utilità per il territorio, per le strutture ricettive, per i beni culturali e la loro gestione, diciamo, assai significativa e quindi si traduca in lavoro, in occupazione. Questo è il nostro obiettivo.